back in ETV. Sotto il cielo di Balcony TV Genova, Jovis Glance. Mancava solo un giorno, realizzato il grande sogno, comando pulizia, disinfesta la città, non si sente più ululare di notte. Di quattro bottiglie, maglietta e vuvuzela, qui muove la coda, una baia si gratta, suonano, la cuba è già arrivata. La porta si aprì e fuggì. Il mio cane ucraino uscì a farsi un giro e non torno più, mai più, no 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 no. Coda, la baia si gratta, suonano, la cumpa è già arrivata, la porta si aprì e fuggì. Il mio cane ucraino uscì a farsi un giro e non torno più, mai più. Spettacolo oi con il perro perdido de Rosario o ucraino, qual è la differenza? Il perro perdido, il perro ucraino era una vecchia mascotta che avevo tempo fa e che mi è smarrita e ormai non c'è più, e quindi l'abbiamo dedicato questa canzone a lui. Allora, Mattias, questo è il suo nome, Mattia Insaurralde, dicio bien? Sì. Jovis Glance, dicio bien? Jovis Glance anche. Mattias è argentino, però anche un po' cileno. Sì, nato in Cile, cresciuto in Argentina, metà-metà, anche i genitori, e quindi e poi un vagamondo dappertutto alla fine, perché un po' con la musica che mi aiuta un po' a viaggiare, scoprire, esplorare posti nuovi è sempre una soddisfazione. Un artista callejero, per lo tanto, no? Qual è la differenza entre toccare in un scenario normale, come può essere Giardini Luzzati qui abajo, o la calle? La calle è diversa per il fatto che sei più al contatto con la gente, con la realtà, sei più al tatto, poi diciamo intraprendere molto di più la confidenza, interagire con loro, cosa che magari quando sei sopra un palco è un pochettino il palco e la gente è giù di sotto, e quindi è quello il bello della strada alla fine. E ora estrenando il disco, parece, no? Sì, adesso se tutto va bene per... fine mese già abbiamo il disco con 5 pezzi inediti, sono tutti propri, quindi stiamo aspettando che il fonico si decida a finirlo. Siamo vogliosi.
Ho visto che fai uno spettacolo con alcuni amici, fra cui il ragazzo che abbiamo visto prima, nella Caglia, no? Di cosa si tratta esattamente? Sì, sì, lui è Federico Cuberti. Chiamalo, vieni Fede. Lui è uno dei tanti amici che ho trovato per la strada, il fatto di suonare, trovare gente che anche fa circo, eccolo qua, Federico. Ci siamo trovati con lui, con altre persone, e abbiamo un pochettino condiviso e fare un spettacolo di circense con musica che è cominciato per la strada, però adesso per fortuna stiamo riuscendo anche a farlo in altri posti più al chiuso, anche oggi stasera ai Giardini Luzzati riusciremo a fare un spettacolino. Mattias, grande appassionato del football, ya da che a poco sacerà un inno per il suo equipo che è se... Tiene lo mismo colore, sí, quizás, pero... Pero no es, sí, para mi equipo que está por acá, el escudito por ahí, mi querido Rosario Central. A los canallas del mundo, no solamente de Arroyito, sino del mundo. Estamos haciendo también algo para ellos, para mí, para meterle un poco de música y fiesta a lo que es esa pasión futbolera. Grazie mille Mattias, grazie mille anche a te per questa esibizione magnifica. Barcone TV o TV Genova, /Italia/Mondo. Questo è il tetto del Teatro della Tosse, più sotto i Giardini Luzzati. Alle riprese Davide Colombino, io sono Michele Ferrero. Ciao.